qua per me qualche poco smorfio, così di qua che... Sì, però normalmente le sono regolari. A lavorare! Quello, quello è carino. Un commento di fine giornata. Siamo arrivati dall'Abruzzo, aspettavamo un po' di più, però. Beh, c'era molta gente fino a un'oretta fa davanti a Piazza Montecitorio. E noi siamo appena arrivati e aspettiamo. Ma aspettate chi, Grillo? Ma penso che non arriva. Penso, sono sicuro, penso. Ma su questo esito, diciamo, di questa elezione, che cosa potete dire? Che cosa posso dire? Se gli italiani ancora votano significa che gli piace la penetrazione anale. Posso dire solo questa cosa qua, che mi esce proprio spontanea. Senti, il movimento di Grillo è forte in Abruzzo? È molto forte, soprattutto nella costa è molto forte, l'interno un po' di meno. Solo l'Aquila, ancora il PDL, se no diciamo che in Abruzzo è arrivato tra le prime... ha avuto le percentuali più alte in Italia. Grazie. Ciao, tu dimmi come ti chiami. Luigi, ti volevo dire, tu chiedevi perché c'erano anche le bandiere di Rifondazione. No, no, perché non ci sono quelle del Movimento 5 Stelle, tranne una. Noi siamo, diciamo, contro a bandiere, cose varie, perché per noi vale più il popolo che c'è in piazza che gli striscioni o le bandiere che ti mettono avanti alle telecamere e far vedere che c'è gente, come fanno questi ai congressi. Però il discorso è che oggi vediamo tante bandiere di altri partiti, di là c'era Rivoluzione Civile, cioè cose che a noi non ci interessano, non ci piacciono. Però il punto è che questo fatto del Presidente della Repubblica è stato un fatto che ha colpito a 360 gradi l'elettorato, perché comunque sia tanta gente si è sentita tradita, ed è stata tradita, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Perché siamo stati? Noi no, perché io ho votato Movimento 5 Stelle sia alla Camera, al Senato, e oggi sono ancora più orgoglioso di averlo fatto, perché se oggi avevo votato il PD o quelli o altri mi sarei veramente pentito, veramente non si sarei andato, non lo so, come dignità personale se sarei ancora andato a votare. Scusami se qualche verbo sbagliato, se fossi andato a votare. Grazie. Vogliamo un presidente! Questo qua sarebbe il comunista! Per il comunismo si sono ammazzate persone, mio nonno, il mio bisnonno! Se per il comunismo sta sputando sulle barre quest'uomo qua! Napolitano sta sputando sulle barre di uomini e donne morte per il comunismo! Quest'uomo qua che fa l'inciuccio con un delinquente, è più delinquente lui, è più delinquente il PD! Perché almeno Berlusconi lo dichiara che è un delinquente! Il PD fa il gioco ancora più perverso, sono più delinquenti di Berlusconi! Vogliamo un nostro presidente! Vogliamo un nostro presidente! Hai ragione, lo so. Bravo Roberto, difendici! Roberto, difendi su! Ci difendiamo tutti! Siamo con te, cazzo! Siete la nostra speranza! Non ci devi vedere, siete la nostra speranza! Questi qua sono tremendi! Tremendi, ma noi non siamo poco avvertiti, per noi va bene anche che vi prendete un po' di potere, ma va bene, non siamo degli stupidi, c'è il potere affascina, ma va bene, l'importante è fare la cosa migliore all'interno del potere. O pensi che nel sociale siamo così stupidi, dice, ma Roberto Fico ormai è in Parlamento con le fotografie, che non prenda qualcosa, cioè qualcuno ha letto, qualcuno ci ha letto, qualcuno c'è, sa un po' che il potere affascina. Ma non ce l'hai fatto un cazzo, va bene, io sono contento, tu sei felice, ma l'importante è che fai il meglio per noi, questo voglio dire, Dio cane, questo voglio dire, non siamo così stupidi. Ci dovete dare un presidente, non è il nostro presidente questo. Come si metterà col nome di Amato che si vocifera? E come si metterà? È il mega inciucio, che sia Amato, che sia Letta, sono sempre loro da 20 anni. Basta, noi cercheremo di proporre tutte le leggi in favore della nazione, del paese, quelle che abbiamo portato nel nostro programma, costituirete con tutti i cittadini, dall'acqua pubblica al reddito di cittadinanza, alla legge anticorruzione, al piano energetico nazionale, alla gestione normale dei rifiuti senza discariche inceneritori, all'abolizione dell'IMU sulla prima casa, all'abolizione di Equitalia con un nuovo sistema
dobbiamo cambiare e stiamo cambiando le istituzioni e ce la faremo piano piano con un progetto serio, pacifico e democratico. Deputato Fico, quando è che sapremo se il Movimento 5 Stelle sta all'opposizione o nella maggioranza? Siamo opposizione di fatto nel Paese, nel Parlamento, ma siamo maggioranza nel Paese. Grazie. Grazie a voi.